Per Genoma due battute, e il papà anche la mamma anche vanno a dire che sono stanchi di avere un figlio punk, che senz'altro una rotella gli manca. È straordinario quel pezzo, io me lo ricordo ancora che lo facesti a 100, Carnevale di 100, insieme a Bobby Solo nel 76-77. Ah, è probabile. Sì, che sì. Suonavi con una chitarra finta, sì, mi ricordo, ma che si muoveva tutta, io ero piccolino, poi alla fine sei venuto a giocare con noi bambini, ho ancora questo ricordo. Bene, complimenti. Mi fa piacere. Grazie. Bellissima narrazione, complimenti per la narrazione. Io sono un cinefilo, filmmaker, quindi mi è piaciuta molto la narrazione come l'hai sviluppata. Cioè, veramente complimenti. Grazie. No, Andrea, quanto ci hai messo per scriverlo? Perché poi in realtà è un film molto scritto. Scriverlo non è che ci ho messo moltissimo. Il lavoro, come sempre, anche nel fare canzoni, è togliere. Quello diventa il lavoro più difficile. Quando vai ad assemblare, dopo devi fare un lavoro di sintesi. Sì, perché ci sono molti passaggi storici alla fine, quindi c'era magari tanto, quindi hai dovuto sottrarre per poi arrivare a un finale. No, perché anche la sintesi un po', anche perché, però mi sono reso conto che i bolognesi non sono al corrente della storia di Bologna. Vero. Quindi non ho omesso, ecco, avrei potuto essere più stringato, ma poi alla fine ho deciso di non omettere. Sì, diciamo che è la giusta durata per un'operazione di questo tipo, c'è una buona sintesi. Sì, poi c'è anche una vicinanza di personaggi, di, come posso dire, c'è affetto attorno al lavoro. Quando poteva essere un pelino retorico, sei sempre riuscito con l'ironia a cambiare e a tenere sempre comunque l'attenzione, perché in certi momenti poteva essere forse un troppo omaggio. Quando si fanno dei lavori così complessi, la cosa più difficile è l'obiettività, perché io questo l'ho visto, limato, cos'è, quindi cioè, l'obiettività alla fine perdi anche con le canzoni, perdi un po' il senso dell'orientamento. Infatti. Però le prime reazioni sono state straordinarie. Quindi quante volte l'hai visto e rivisto per poter poi arrivare a questa sintesi finale? Dentro di me 2567. Ecco, mi sembrava che... E comunque... poi decidere anche di non affrontare proprio il presente, perché il presente sembrava un po' un telegiornale, no? Lasci questa... No, mi è piaciuto infatti il finale, quello che hai messo un po' futurista. Sì, certo. Quello era una bella idea per dire... Non guardiamo al presente, chissà come sarà il futuro. Certo. Io mi fermo qua, quindi veramente complimenti Andrea, grazie mille per... Grazie. E viva grazie la Genoma. Viva la Genoma. Grazie. Ok, grazie. Ciao.